Hanno aspettato davanti la sua casa, lungo la strada che dalla Sarmentana porta a Noepoli. Decine di bikers provenienti dalle valli limitrofe e da altri territori della Basilicata hanno accompagnato, scortandolo, il feretro di Vincenzo Salomone, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 16 settembre, morto nel Torinese mentre viaggiava sulla sua moto in un impatto frontale con un'auto. Il corteo funebre era seguito dall'auto di papà Francesco e mamma Franca, dalla sorella Maria Rosaria e dal fratello Giuseppe, appassionato motociclista anche lui. Vincenzo era dovuto andare via con tutta la famiglia nel 98, ma alla sua terra d'origine era legato davvero e se n'era separato solo per la maledetta causa di forza maggiore di un lavoro che non c'era. E a Torino la passione per i motori era diventata un'occupazione, perché Vincenzo faceva il meccanico. Ma a Noepoli tornava spesso. Ogni pretesto era buono per tornare, ci dice un'amica, perché il suo cuore era rimasto qui e uno dei suoi sogni era di poter costruirsi un futuro nella sua terra. Quel cuore buono, disponibile, affettuoso, che dimostrava il bene provato con un abbraccio sincero, alla fine nella sua terra è tornato, in un modo però che nessuno avrebbe voluto immaginare. Lungo la strada che in salita porta alla chiesa nella piazza principale del paese, tre moto continuano a scortare il feretro. Le altre sono già sul belvedere. Attendono che il carro funebre si apra per consentire agli amici di portare a spalla la bara fin dentro la chiesa. I caschi sono appoggiati per terra, davanti a ciascuna moto. Il saluto dei bikers è affidato al rombo dei motori che si perdono lungo tutta la valle del Sarmento.